Lo scopo di queste guerre è quello di accaparrarsi la Macedonia. Il territorio della Macedonia, come abbiamo visto la volta scorsa, era sotto il controllo dell'Impero Ottomano, ma l'Impero Ottomano era oramai in crisi, non riusciva a reggere, neppure aveva retto l'attacco degli italiani alla Libia, se vi ricordate, no? Gli italiani nel 1912 occupano la Libia, alla fine il Trattato di Losanna riconosce anche il possesso giuridico della Libia del Dodecaneso, ma glielo riconosce perché la resistenza agli ottomani non l'hanno mai opposta. L'unica resistenza che avevano trovato gli italiani era invece quella delle popolazioni locali, delle popolazioni autoctone di nomadi che si sono coalizzate contro il Regno d'Italia. Perciò qui in questa slide vedete tutti gli attori sostanzialmente. La Lega Balcanica è la lega di tutti quegli stati che vogliono spartirsi la Macedonia e quindi decidono di attaccare l'impero ottomano. Ve l'ho anche scritto, l'obiettivo della guerra era la spartizione della Macedonia. E quindi noi abbiamo la Grecia e in questo caso qui abbiamo il re di Grecia Costantino I. Facciamo un passo indietro, non so se voi l'avete visto l'anno scorso, ma quando studiavate tutto il discorso sull'indipendenza del Belgio, dell'Italia, l'unificazione della Germania, eccetera, avrete parlato anche dell'indipendenza greca. La Grecia era sotto l'impero ottomano, ma anche grazie alla propaganda internazionale fatta dagli inglesi, specialmente Lord Byron, che tra l'altro si è messo a fare a nuoto lo stretto del Bosforo, una serie di altri episodi che erano sulla cronaca di tutte le riviste internazionali. Si è formata una lega che era la Società degli Amici, Letteria, e hanno lottato per l'indipendenza della Grecia, quindi la Grecia era diventata un regno anche con l'appoggio dell'Inghilterra, no? Quindi per questo abbiamo Costantino I re di Grecia, perché sennò qualcuno di voi se è fermo alla presa di Costantinopoli come Mehmet II dice: ah, ma la Grecia c'era già. Sì, la Grecia c'era già perché si era resa indipendente con i moti nell'Ottocento. Ferdinando I, lo zar di Bulgaria, che di profilo con questo naso potrebbe anche essere di Novara, visto il naso. Poi abbiamo il generale serbo Božović e poi abbiamo Esad Pasha, che invece è il comandante dell'esercito ottomano, che poi diverrà re d'Albania. Anche il regno di Albania è un regno che è stato voluto dagli inglesi fortemente. Perché? Perché gli albanesi erano maggioranza di quale religione? Secondo voi? Nel territorio dell'Albania, la provincia romana dell'Illiria, di che religione saranno? No! Musulmani in Albania, musulmani a maggioranza, i cristiani non vuol dire nulla, ortodossi casomai, se sono cristiani sono di rito ortodosso, no? Perché lì, quei territori lì erano quelli bizantini, quindi sono di rito ortodosso casomai, ma non cattolici. Possiamo andare avanti? Allora, poi vi avevo detto cosa voleva dire panslavismo e pangermanesimo. Anche queste due parole ve le avevo accennate. Panslavismo significa che per la Russia è naturale che l'egemonia su questi stati sia esercitata dall'impero russo perché sono stati slavi. Invece per l'Austria è chiaro, visto che l'Austria ha un forte impero che arriva fino all'Ungheria e alla Repubblica Ceca, per l'Austria invece è chiaro che anche i territori oltre
quindi la Slovenia, la Croazia, eccetera, debbano passare dentro l'impero, no? Quindi si parla di pangermanesimo e panslavismo. Sì. Io ho una domanda sull'Albania, non ho ben capito, cioè è diventata... Niente. Come si guarda questa slide? È molto semplice da guardare in realtà questa slide, e ovviamente non vede niente delle donne, vediamo se facciamo così. Allora, praticamente, come si guarda questa slide? Questa roba marrone era la Macedonia che apparteneva all'impero ottomano nel 1911, va bene? Quindi, io qua l'ho fatto anche in autobus una volta, da Istanbul sono andato fino in Grecia via autobus e ho attraversato tutti questi territori qua della Macedonia. Adesso a un certo punto c'è la frontiera un po' prima di Salonicco. Salonicco è Tessalonica, Noi la chiamiamo Salonicco, ma sarebbe Tessalonica, ve la faccio vedere. Praticamente la frontiera adesso è più o meno qua, no? All'altezza di Salonicco, un po' prima di Salonicco. C'è questo lago che si oltrepassa in autobus e da una parte all'altra di questo lago qua c'è la frontiera adesso tra l'attuale Turchia, che è una repubblica, e l'attuale Grecia, che è una repubblica. Ma allora tutti questi territori erano dell'impero ottomano. In colori diversi, cioè in verde questa sarebbe la Serbia, poi in arancione, diciamo, color mattone, non lo so come possiamo dire, c'è la Bulgaria, in viola c'è la Romania e in marrone è l'impero ottomano, l'abbiamo già detto, questo giallo è il Montenegro, sapore vero. E poi vi ho messo anche qua in azzurro la Grecia. Praticamente questi stati, se voi li guardate nella piantina sotto, vedete che cambiano le loro frontiere profondamente. Vedete che tutta questa parte qua azzurra adesso è la Grecia. Vedete quanto ha aumentato il suo confine? Se poi guardate invece la parte color mattone, diciamo, vedete che ha aumentato tantissimo i suoi confini la Bulgaria. Poi se guardate qua, per esempio, l'impero ottomano rimane solo con questa lingua di terra qua in Europa, perché poi anche qua in verde avevo detto che era la Serbia, quindi tutto questo territorio qua lo prende la Serbia, nasce l'Albania come stato che poi verrà riconosciuto e tutto dopo la prima guerra mondiale nel 1920 si consolida come regno di Albania, anche se poi dopo succederanno altre cose, e questa roba gialla qua rimane sempre il Montenegro, però se voi guardate il marrone in questa piantina non c'è più, mentre fino al 1911 la Macedonia era tutta la zona balcanica, adesso nel 1912 dopo la prima guerra balcanica il marrone non c'è più. Poi i libri di storia la fanno finita qui. In realtà c'è stata l'anno dopo una seconda guerra balcanica, che non so se il vostro libro riporta, sì. La riporta, ecco, perché nella seconda guerra balcanica questi stati della Lega Balcanica, cioè la Romania, la Bulgaria, la Serbia, il Montenegro, la Grecia, si accorgono che i compensi territoriali della Bulgaria sono stati forse eccessivi. Infatti se guardate questa piantina vedete che la Bulgaria diventa molto più grande dopo la guerra balcanica e allora decidono di ridefinire la piantina geografica. Allora, sostanzialmente quindi l'anno dopo, nel 1913, c'è questa seconda guerra balcanica che alcuni libri neanche riportano, però quella importante sostanzialmente è la prima, la seconda ridefinisce un po' i confini della Bulgaria e niente di che. Questa è una vignetta analoga a quella che c'era con la Cina, se vi ricordate avevamo visto
una vignetta satirica con la Cina, nella quale c'era la regina Vittoria, il Kaiser, c'era lo zar Nicola II, no? E tutti volevano spartirsi l'imperatore Yoshito, il padre di Hirohito. E qua è uguale, vedete che da una parte c'è Francesco Giuseppe, dall'altra parte c'è Ferdinando I, e invece con le braccia incrociate a testa bassa c'è Maometto V, no? Quindi, costretta la resa, la Bulgaria firma il trattato di Bucarest, che premiava la Serbia alleata della Russia con notevoli ampliamenti territoriali. Quindi, in sostanza, anche l'Albania, come io ve l'ho detto, è in prevalenza uno Stato islamico. E sicuramente tutti questi fatti sono, qui sta andando, sì, sicuramente tutti questi fatti sono necessari anche per capire come mai noi, dopo la caduta del muro di Berlino il 9 novembre del 1989, abbiamo avuto delle robe così a due passi da casa. Quando scoppia la guerra intestina, fratricida, tra tutte le varie popolazioni che erano confluite nella cosiddetta Jugoslavia. La parola Jugoslavia è una parola inventata che significa slavi del sud sostanzialmente, ma la Jugoslavia è una creazione, un Frankenstein nazionale creato, questo sì, dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché come avete visto dalla guerra balcanica non c'è la Jugoslavia, non esiste storicamente la Jugoslavia, esistevano la Serbia, il Montenegro, la Croazia, la Slovenia, la Bosnia, eccetera. E infatti noi abbiamo avuto queste robe qua, questo qui è Milosevic, Slobodan Milosevic, che sostanzialmente è stato riconosciuto colpevole di crimini di guerra, è morto misteriosamente in carcere, come guarda caso muoiono tutti quelli lì, non si riesce mai a arrivare proprio alla fine del processo, eccetera, che tutti muoiono in carcere, guarda caso. E arriviamo allora alla causa che voi vi aspettavate sostanzialmente, perché quello che voi vi aspettavate era questo, no? Cause della Prima Guerra Mondiale, l'attentato di Sarajevo, perché un po' come quando si studia il terzo al Medioevo, che si dice il Medioevo finisce con la scoperta dell'America, ma in realtà prima ci sono un sacco di altri avvenimenti storici che segnano la fine del Medioevo, non è che quindi la guerra scoppia solo per l'attentato di Sarajevo, scoppia per tante ragioni, ma una di queste è certamente l'attentato di Sarajevo. Qua vi faccio vedere la copertina del Corriere della Sera. E se voi guardate il Corriere della Sera, nel Corriere della Sera c'è scritto bosniaco. In realtà, scusate, cosa ho sbagliato? In realtà, vabbè, non è bosniaco, è un irredentista serbo, Gavrilo Princip. Come vi spiegavo l'altra volta, sarebbe come dire che Cesare Battisti, Fabio Filzi, Guglielmo Oberdan sono degli austriaci. E le notizie come arrivavano sostanzialmente? Arrivava una comunicazione telegrafica che era l'unica cosa in tempo reale che ci poteva essere del 1914. Col telegrafo noi possiamo trasmettere in tempo reale, sapete che il telegrafo funziona con il codice Morse, e con il telegrafo perciò ci sono comunicati che poi vengono trascritti in telegrammi, e i telegrammi poi fisicamente vengono recapitati da un postino. Ci sono due passaggi, cioè non è che tu puoi mandare una comunicazione telegrafica e arriva direttamente al giornale. La comunicazione telegrafica, per esempio per il Corriere della Sera, arrivava a Milano alla stazione centrale, dove c'è l'ufficio posta e telegrafi della stazione centrale, e lì loro trascrivevano un telegramma
e poi un postino fisicamente andava al Corriere della Sera e lo portava in via Solferino. Perciò queste sono le notizie che si sanno il giorno dopo. Facciamo leggere, per esempio, Buso. Leggi magari vicino al computer, se no non ti sente, non ti sente delle donne e gli altri assenti se vogliono vedere. Verso le tre pomeridiane si diffuse a Vienna l'improvvisa notizia dell'assassinio dell'arciduca ereditario d'Austria e di sua moglie, avvenuto a Sarajevo in Bosnia. In realtà c'è scritto Sarajevo, perché evidentemente la traslitterazione allora era diversa da quella attuale. Adesso noi diciamo Sarajevo, ma ai tempi vedete che c'è scritto anche lì nel titolo Sarajevo. Oggi doveva aver luogo nel municipio di Sarajevo un ricevimento in onore dell'arciduca. Sulle carrozze del suo seguito venne lanciata una bomba che ferì due ufficiali del seguito e cinque altre persone. La carrozza dell'arciduca continuò tuttavia a dirigersi verso il municipio dove l'arciduca e la moglie assisterono al ricevimento. Allora, anche qua assisterono, ovviamente non lo diremmo più, oggi diciamo assistettero, però era molto diverso l'italiano dell'inizio del Novecento, più diverso dell'italiano dell'Ottocento, perché nell'Ottocento ancora c'era l'influsso di Manzoni, eccetera, ma ai primi del Novecento l'italiano era molto diverso da quello di oggi, come potete vedere. Che cosa è successo quindi? Non è uno esaltato che spara e li uccide, perché già al mattino, quando doveva esserci il ricevimento, lanciano delle bombe verso il corteo regale. Le bombe esplodono, però non ammazzano nessuno, e allora Franz Ferdinand dice: beh, ci è andata bene, ma adesso non annulliamo il ricevimento, andiamo avanti. La sicurezza ovviamente gli sconsiglia di andare avanti, no? Perché insomma, un attentato dinamitardo è un attentato dinamitardo. Ma lui è austriaco, non dà peso, pensa che la cosa oramai sia finita lì. E allora si tiene il ricevimento, questi che bevono champagne, roba del genere, festeggiano, e poi a un certo punto, più tardi, mentre si avviavano in automobile al Konak, uno studente serbo tirò delle rivoltellate contro l'arciduca, che restò colpito alla testa e morì sul colpo. Subito dopo, sua moglie, ferita al cuore, stramazzò al suolo, rimanendo cadavere all'istante. L'autore dell'attentato è uno studente di nome Gavrilo Princip. Ecco, grazie. Prego. Quindi vedete che non è un attentato isolato, c'è una rete dietro che ha preparato questo attentato, esattamente come a Monza, alla Villa Reale, quando Gaetano Bresci spara, che non è che arriva dall'America per fare un viaggio turistico alla Villa Reale di Monza, ma arriva dall'America apposta, sa in quale ristorante andare a mangiare per prendere la rivoltella e poi spara a Umberto I. Ora dobbiamo fare la correzione della verifica, quindi fermatemi a 10 minuti dalla fine, tipo, così facciamo la correzione della verifica, giusto? O no, non dobbiamo fare ancora la correzione che non abbiamo fatto. Quindi, eccolo qua, questo qui con il riquadrino verde è Francesco Ferdinando. E questo è uno schema riassuntivo delle cause della guerra, e in questo schema riassuntivo qua noi abbiamo praticamente tutte le concause della guerra. Allora, leggiamole, non so, come se fosse un orologio, andando in senso orario. Per esempio, politica tedesca militarista e aggressiva, problema coloniale irrisolto, l'attentato di Sarajevo ovviamente come causa occasionale, creazione di due blocchi di alleanze contrapposte. Quali sono queste due alleanze contrapposte? Da una parte la triplice, che vuol dire Austria, la triplice alleanza, Austria, Germania, Italia, Regno d'Italia, dall'altra parte l'intesa, Francia e Inghilterra. Economia tesa allo sviluppo dell'industria pesante, lunga crisi balcanica, irredentisti nel Triveneto, cioè
tutti coloro che vorrebbero che quei territori che sono rimasti all'impero austriaco dopo la terza guerra di indipendenza passino all'Italia, e accesi nazionalismi, quindi il nazionalismo serbo, per esempio nei Balcani, e altri nazionalismi, tipo questo sentimento di pangermanesimo, di panslavismo che imperversava in quella zona. Quindi l'Europa è diventata una polveriera e sembra che tutti stiano aspettando il momento. Tuttavia, per gli storici che fanno una riflessione sulle cause della Prima Guerra Mondiale, forse senza l'attentato di Sarajevo non si sarebbe arrivati allo scontro, o meglio, non si sarebbe arrivati in quegli anni, ma magari dopo. Quindi davvero è di più di una causa occasionale l'attentato di Sarajevo. È proprio un detonatore, una bomba che fa esplodere la polveriera. Perché senza quell'attentato probabilmente nei Balcani la situazione sarebbe andata avanti così ancora un po'. Non è detto proprio che fosse stato necessario ricorrere al conflitto. E quindi qui vedete una piantina dell'Europa, e praticamente se voi imprimete nella vostra memoria questa piantina, tutto quello che succederà durante la guerra non cambia di molto questa piantina qua. Perché? Perché la guerra è una guerra di posizione e non di movimento. Una guerra di posizione significa che ci sono due fronti, un fronte orientale, che è questo, ed è tra l'impero russo, quindi, e la Germania, un fronte occidentale, che è questo, ed è il fronte tra la Francia sempre e l'impero tedesco. E poi nel 1915 avremo un fronte italiano, che è questo, e praticamente non è che ci sono delle azioni eclatanti che sconvolgano di molto questo assetto territoriale, più o meno le cose rimangono così, perché si crea una guerra di posizione in cui si scavano delle trincee a zig zag, i soldati si posizionano dentro le trincee e avanzare in mezzo ai reticolati di filo spinato sotto il fuoco dell'artiglieria nemica, capite che diventa impossibile, non ci sono ancora i panzer in grado di abbattere i reticolati e di sfondare le linee nemiche. Si deve avanzare, come si suol dire, alla baionetta, cioè col fucile in pugno. Sapete cos'è una baionetta? Che differenza ha rispetto a un fucile? Sì, nella baionetta si può infilare una lama sulla canna, una specie di spadino, e questo ti permette, quando sei a corta distanza col nemico in una trincea, di tenere lontano il nemico usando come una lancia il fucile, perché quando il fucile si scarica l'ultima difesa è la baionetta, no? Quando la gente salta dentro le trincee l'ultima cosa che tu puoi fare è tenere in alto le baionette, così fermi chi cerca di saltare dentro la trincea, quella è l'ultima forma di difesa.